I test più comunemente utilizzati per rilevare la presenza del virus SARS-CoV-19 sono il test antigenico rapido, il test sierologico, il test molecolare, che differiscono fra loro per durata e risultato fornito. Partiamo col test antigenico. Si tratta di un test rapido, necessita infatti di circa 15-20 minuti. È stato sviluppato soprattutto per effettuare diagnosi veloci, con una buona attendibilità, in contesti come aeroporti e scuole. Si effettua utilizzando un campione originato da un tampone rinofaringeo, cioè da un campione prelevato dalle mucose nasali e da quelle della gola. Si presenta come uno stick, nel quale appaiono due bande, una denominata C, che attesta il corretto funzionamento del test, e la seconda denominata T, che corrisponde alla presenza dell'antigene virale, cioè delle proteine virali presenti nel campione. Veniamo adesso al test sierologico rapido. Si tratta di un test non diagnostico, ma epidemiologico, in quanto fornisce il numero delle persone che sono venute a contatto col virus. Il test rileva la presenza di proteine prodotte dal sistema immunitario, entrate a contatto col virus. Queste proteine sono note a tutti come anticorpi. Oltre alla linea di controllo, che attesta la correttezza del test, esistono altre due linee che servono a rilevare la presenza degli anticorpi. Questi anticorpi possono essere di due tipi, quelli di tipo M, che vengono prodotti durante la prima fase dell'infezione, e quelli di tipo G, che vengono prodotti in una fase secondaria dell'infezione e rappresentano la memoria del nostro sistema immunitario. Una volta caricato, il campione migrerà per capillarità. E nel caso in cui al suo interno saranno presenti anticorpi di tipo M o di tipo G, verranno colorate le relative bande. Quindi, se visualizziamo la banda degli anticorpi M, vuol dire che l'infezione è recente ed è ancora in atto. Se compare quella degli anticorpi G, vuol dire che l'infezione è venuta, ma il soggetto non è più contagioso. Se entrambe le bande sono colorate, l'infezione è in corso e non è recente. Infine, vediamo come funziona il test molecolare. Si tratta di un test complesso e lungo. Infatti necessita dalle 2 alle 6 ore da quando il campione viene prelevato. Il test utilizza un campione biologico, derivante da un tampone rinofaringeo, e valuta la presenza di materiale genetico virale maggiormente espresso nel campione. Tramite una tecnica chiamata PCR, il materiale genetico viene amplificato così da poterne rilevare anche bassissime concentrazioni. In questo caso, come leggiamo il risultato? Il campione in cui verrà rilevata la presenza del virus presenterà una curva come questa in blu, dove l'andamento esponenziale sta ad indicare l'amplificazione del gene di interesse. Al contrario, in rosso, è mostrato un campione di un soggetto che non presenta alcuna traccia di materiale genetico virale. Vediamo infatti che la curva non presenta alcuna amplificazione.